Scusate, sicuramente io pure vengo dal quinto municipio, c'è necessità di riaprire questo sito, però io mi chiedo, cioè, al di là di portare atti politici in aula oggi, si è verificato se c'è la possibilità di riaprire effettivamente, se abbiamo il personale, perché possiamo pure riaprire la struttura, però se non abbiamo il personale che possa comunque garantirne l'attività, insomma, questa poi diventa solo un atto politico per raccogliere, insomma, consenso, ma non va a considerare quello che poi è il risultato effettivo, anche perché sappiamo benissimo qual è la situazione ad oggi sui turnover, che non possiamo, siamo in difficoltà a livello di personale a ricoprire per, a livello di forze di polizia locale, a dare copertura su tutto il territorio romano così ampio e complesso, che presenta alte criticità, tra cui, insomma, sicuramente la zona di Centocelle. Però affinché non diventano atti pretestuosi, io insomma chiedo anche di ritirare un atto e fare un'analisi prima che consideri, insomma, effettivamente la possibilità di supportare il vostro atto con del personale alla struttura, perché ci siamo chiesti perché questa struttura sia chiusa ad oggi. Abbiamo verificato se, le condizioni, se è possibile ad oggi, se il personale di Roma Capitale è in grado di coprire le attività di questa struttura, di questo commissariato. Ecco, queste sono domande fondamentali, perché se no questo atto ovviamente diventa pretestuoso, perché poi ovviamente potessimo aprire anche nuovi commissariati in tutta Roma, aumentare il numero delle assunzioni. Chi non lo vorrebbe? È un diario dei desideri, sicuramente, avere finalmente il controllo e il governo della società in termini di legalità e di gestione del decoro urbano. Ecco, quello che chiediamo è appunto di fare un passo in avanti e richiediamo, insomma, il ritiro di questo atto proprio per valutare insieme e fare un approfondimento con le commissioni affinché questo atto diventi reale e costruttivo. E quindi è una valutazione che sia portata avanti, e lo dico a discapito del territorio in cui abito, a 360 gradi su tutta la città di Roma Capitale. Quindi ringrazio il Presidente e i firmatari, insomma, di questo atto, e chiedo, insomma, che questo atto venga ritirato, di valutarlo e di valutare, di fare un passaggio insieme per approfondire la questione. Okay. Grazie Presidente.